Radio Evolution, per viaggiare insieme alla scoperta di nuovi orizzonti conoscitivi. Ed eccoci qui, cari amiche e cari amici di Radio Evolution. Ancora una volta insieme per viaggiare nell'orizzonte della consapevolezza. E siamo così arrivati alla 327esima puntata di Volersi Bene. In questa domenica 15 novembre 2020. Abbiamo appena da poco ripreso la nuova stagione. E siamo qui perché il desiderio che ci unisce è proprio quello di continuare a diventare persone che in questo viaggio della vita, che per quanto lungo sia è sempre breve, ci possa essere quella serenità, quell'armonia, quell'equilibrio, quella vitalità, quel continuo essere persone in espansione a tutti quanti i livelli. Ecco perché in questa domenica noi ancora una volta avremo la possibilità di scoprire un centimetro in più che sicuramente ci darà poi la possibilità di vivere meglio il viaggio della nostra vita. Bello potersi incontrare e poter viaggiare insieme. Non è una cosa che dobbiamo dare per scontata. Vi ringrazio innanzitutto perché vi siete anche voi rimessi in viaggio in questa carovana, anche voi avete deciso di far parte di questa spiaggia dove si può camminare a piedi nudi, dove possiamo davvero rilassarci. E possiamo davvero goderci questi minuti che stiamo insieme per cercare di scoprire un po' appunto qual è il senso del nostro essere nel mondo. Radio Evolution, per viaggiare insieme alla scoperta di nuovi orizzonti conoscitivi. Ricordo che questa è una trasmissione che va in onda ogni domenica sera alle ore 21. E poi naturalmente avrete anche la possibilità, se volete, della replica il lunedì mattina alle ore 9 e alle ore 21, sempre dalla app The Radio Evolution o tramite il sito web, come preferite ascoltarla. E ricordo poi che sul sito della radio avete la possibilità di riascoltarvela, perché noi andremo sempre puntualmente, a distanza circa di una settimana, a caricare la trasmissione per darvi la possibilità, se volete, tra le altre cose, di scaricarvela anche e potervela ascoltare con calma. Bene, continuiamo il nostro viaggio. Nella puntata precedente, se voi ricordate, per chi ha avuto la possibilità di seguirla, che ha aperto la nuova stagione, avevamo parlato delle neuroscienze. Io oggi invece vi vorrei parlare di una persona molto importante nella storia dell'umanità, di una donna che, a dire il vero, è molto più famosa all'estero che non in Italia. Si chiama Maria Montessori. Maria Montessori, che nasce a Chiaravalle il 31 agosto del 1870, per cui pensate stiamo parlando del 1870, e che diventerà, tra virgolette, la prima donna che si iscrive a medicina, esattamente nel 1891,
con tutte le tra virgolette difficoltà che a quell'epoca una donna doveva affrontare per decidere di svolgere una professione che sino a quel momento era di esclusiva appartenenza maschile. E meno male che le donne tra virgolette sono entrate a far parte di. Incomincia ad essere, quando si laurea, ad essere nominata assistente presso la clinica psichiatrica di Roma con il professor Montesano, Ferruccio Montesano, per il recupero dei bambini con problemi psichici. Bambini che lei seguirà e che le daranno lo spunto per capire che in ogni bambino c'è una cosiddetta nascosta intelligenza. Maria Montessori è una donna totalmente innovativa, perché lei affronta la vita da un punto di vista scientifico-pedagogico, per cui lei mette al centro il bambino, ma in realtà mette al centro l'uomo. Lei, quando parla dei bambini, delle bambine, sta parlando in realtà a noi, sta parlando dell'umanità, sta parlando di una società, sta parlando del futuro. E dunque il pensiero di Maria Montessori è talmente vasto, ovviamente come tutti coloro che hanno aperto una nuova realtà, è talmente vasto che in questa puntata io vorrei prendere degli spunti che sono un po' legati al cammino che noi stiamo facendo, cioè quello della crescita personale. Vorrei dunque in qualche modo mettere in risalto degli aspetti che sicuramente ci daranno la possibilità di capire un po' meglio chi siamo, come siamo cresciuti e come orientare, tra virgolette, la nostra crescita. Ecco perché in questa puntata vorrei presentarvi in maniera molto semplice alcune delle più grandi, fertili intuizioni di questa grande donna, davvero una grande donna che ci ha dato tanto e che ha in qualche modo cambiato la storia dell'umanità, perché possiamo dire che è grazie a Maria Montessori che è nata l'infanzia, è grazie a Maria Montessori che sappiamo oggi che il bambino è il padre dell'uomo, per citare forse la sua affermazione più famosa. E la donna ovviamente è la bambina e la madre della donna. E dunque la scoperta del bambino è un po' quello che ha segnato la vita di questa straordinaria donna. Lei ci ha fatto capire, tant'è che c'è un libro che vi consiglio di leggere, edito da Garzanti, che si chiama proprio La scoperta del bambino. Per cui questo è un po' la sintesi, il coronamento di tutti gli scritti in cui Maria Montessori ha delineato il suo metodo pedagogico, che è proprio basato sul, tra virgolette, lavoro creativo, perché per la Montessori la creatività è un po' il centro di tutta la nostra esistenza, ma se voi ci riflettete un attimo, è proprio attraverso la creatività che noi siamo persone vive, che creano in continuazione delle attività volte al miglioramento, alla scoperta, all'esplorazione, al problem solving, alla ricerca, insomma a tutto quello che poi in realtà farà parte di tutta quanta la nostra vita. È morta nel 1952 a L'Aia, per cui in Olanda, e ha avuto molte vicissitudini, ha avuto solo un figlio dal professor Montesano, che poi ha abbandonato Maria, cioè in realtà lui aveva una relazione, ma contemporaneamente aveva già di fatto un legame con una donna che poi ha sposato. Questa delusione ha segnato profondamente la vita di Maria Montessori e in qualche modo gli ha dato anche l'energia per dedicarsi ancora di più alla sua missione, che era quella dell'educazione infantile, partendo dalle maestre, partendo dall'insegnamento, partendo dalla creazione della casa del fanciullo. Le scuole materne, detto in altri termini, sono nate con la Maria Montessori. E Maria Montessori era convinta che la preparazione delle maestre e dei maestri è necessaria quanto la trasformazione di quella che era l'abituale scuola del momento. Per cui
Lei diceva testualmente, queste sono le parole di Maria Montessori, un cardine fondamentale della pedagogia scientifica deve essere perciò una scuola che permetta lo svolgimento delle manifestazioni spontanee e della vivacità individuale del bambino. Se una pedagogia dovrà sorgere dallo studio individuale dello scolaro, sarà dallo studio inteso in questo modo, tratto dall'osservazione, notate bene, di bambini liberi, cioè studiati e invigilati, ma non compressi. Ecco, guardate che queste parole, teniamo conto quando sono dette, perché dobbiamo sempre contestualizzare, hanno poi anticipato tutti gli studi, ad esempio, di Donald Winnicott, di Carl Rogers, di Abraham Maslow. Cioè, teniamo conto che lei è morta nel 1952, quando la psicologia umanistica di fatto ancora non era in atto, cioè quando, diciamo, eravamo all'inizio, se vogliamo, del cammino di quello che era il movimento della psicologia umanistica. E le intuizioni che Maria Montessori ci ha offerto sono quelle su cui si dovrebbe costruire la nostra stessa esistenza. Perché se noi semplicemente andiamo ad approfondire la sua affermazione, che diceva una scuola, per cui per scuola qui si intende famiglia, si intende ambiente sociale, si intende parrocchia, si intende qualsiasi luogo dove c'è educazione, e quando lei dice che permetta lo svolgimento delle manifestazioni spontanee e della vivacità individuale, guardate che stiamo dicendo delle cose fondamentali qui, perché quando è che l'essere umano interrompe la sua crescita? Esattamente quando smette di manifestarsi in modo spontaneo e quando la sua individuale vivacità viene soffocata. Viene soffocata dalla nostra rigidità? Viene soffocata dalla rigidità altrui? Da chi viene soffocata? Nostra se siamo genitori educatori, o altrui se eravamo bambini e bambine. Questa spontaneità, questa manifestazione spontanea sarebbe il vero sé di Winnicott. Sarebbe esattamente il vero sé di Winnicott. O sarebbe la zona dell'intimo sentire di Carl Rogers. Detto in altri termini, è esattamente il reprimere chi sei che impedisce a quella persona di diventare chi è. E per cui lei dice i bambini liberi vanno studiati, ovvero sia per studiati lei qui intende, dobbiamo capire bene il significato delle sue parole, lei qui per studiati intende osservati, cioè compresi, e invigilati, cioè vanno messi sotto l'attenzione dell'adulto, quello che oggi noi chiameremmo la funzione del contenimento psichico, ma mai compressi, cioè soffocati, cioè in qualche modo resi incapaci di esprimere pienamente la loro natura. Questo allora per lei era l'obiettivo principale, cioè di incominciare a partire da una pedagogia, da un approccio educativo che crei appunto quell'ambiente dove si possa veramente crescere in modo sano. E questo un po' è il segreto della Maria Montessori. Per cui quando lei crea le cosiddette case dei bambini, le crea proprio partendo da questo fatto, ovvero sia che i cosiddetti bambini con difficoltà, quelli che una volta venivano chiamati bambini anormali, oggi non si direbbe più un'espressione del genere, che questi bambini in realtà erano in questa condizione proprio perché non avevano un ambiente che permetteva loro di esprimersi e di incanalare la loro energia. Allora, che cosa vuol dire? La sua grande intuizione di questo barlume di intelligenza in questi bambini è quello che ha dato il via a tutto quanto. Pensate che stiamo parlando di un'epoca dove non esisteva proprio il cosiddetto concetto di educazione. Cioè l'educazione a quel tempo non esisteva come la intendiamo noi oggi. E anche oggi, tra virgolette, ci sono persone che ritengono dei bambini ineducabili,
che ritengono che alcuni bambini e bambine non potranno mai migliorare. Viene proprio negata loro la possibilità di crescere fondamentalmente. E allora da questo punto di vista il metodo speciale, no, dell'educazione, perché lei poi ha portato avanti quelli che erano gli studi di Tard, di Seguin, che erano due grandi pedagogisti dell'epoca, ecco, lei che praticamente porta avanti questa convinzione ci insegna come questi metodi che praticamente, tra virgolette, hanno pensato un po' all'origine nella famosa storia del ragazzo selvaggio dell'Aveyron, quel ragazzo che è stato trovato a circa 10 anni e preso in cura dai Tard, che fu il primo educatore a praticare l'osservazione, cioè a mettere in atto quel principio scientifico che era non di giudicare, ma di osservare e raccogliere dati e di capire come muoversi, no, all'interno di questa realtà. Ecco, tutto questo ci fa capire quanto è stata preziosa l'opera di questa donna e di come questa donna, tra le altre cose, ci ha dato la possibilità di capire in che modo dovremmo approcciarci alla nostra esistenza e all'esistenza delle persone a noi più vicine. Sono davvero cose importanti queste qui. Radio Evolution, per viaggiare insieme alla scoperta di nuovi orizzonti conoscitivi. Dunque, la nostra cara Maria Montessori ci riporta sempre al concetto che dobbiamo essere molto attenti nei confronti di un bambino, ma anche del nostro bambino, cioè il bambino che è dentro di noi, cioè quel bambino che in realtà non cessa mai di farsi sentire e di raccontare un po' la storia della nostra vita, perché quello che noi in realtà abbiamo vissuto non smette mai di continuare ad andare avanti. Ecco che è molto interessante il concetto che Maria Montessori ci offre quando parla del bambino usando questa espressione. Chi si proponga di aiutare lo sviluppo psichico umano deve partire dal fatto che la mente assorbente del bambino si orienta sull'ambiente. E specialmente agli inizi della vita, deve prendere speciali precauzioni affinché l'ambiente offra interesse ed attrattive a questa mente, che deve nutrirsene per la propria costruzione. Questo è un concetto di un'importanza incredibile, cioè noi dobbiamo capire che la mente di un bambino è una mente estremamente ricettiva, per cui è una mente predisposta all'apprendimento, cioè noi nasciamo praticamente predisposti all'apprendimento. E dunque cosa vuol dire? Che la mente di un bambino si costruisce attraverso gli stimoli che riceve dall'ambiente esterno. Se dunque questo non è un ambiente interessante, non è un ambiente attrattivo, non è un ambiente che dà quel rifornimento fondamentale che è attraverso la relazione, ma attraverso anche gli stimoli che l'ambiente dovrebbe dare, questa mente non potrà costruirsi, cioè non potrà costruire un senso di sé e un senso della realtà positivo. Ecco perché da questo punto di vista per Maria Montessori è fondamentale questo aspetto, cioè per Maria Montessori è fondamentale capire come tutto ciò che circonda il bambino dovrebbe essere per aiutarlo a avere dentro di sé il senso della bellezza della vita.
Pensate, Maria Montessori diceva che è molto importante che anche il mobilio di una scuola, di una casa, che anche l'ambiente in cui i bambini crescono, abbiano una grazia e un'armonia di linee e di colori, diceva lei, uniti alla massima semplicità. Cioè, non c'è bisogno del lusso, tanto per comprenderci, ma c'è bisogno che la bambina e il bambino respirino un ambiente che dia loro proprio il senso della bellezza della vita. Perché noi in realtà siamo educati da tutto ciò che ci circonda. Ed è proprio per quello che, per far sì che questo accada, Maria Montessori e chi ha avuto le figlie e i figli nelle scuole montessoriane sa che non sono tante in Italia, a dire il vero, però ce ne sono, e sa che è data molta importanza agli oggetti, ai colori, al mobilio, tanti piccoli particolari, proprio perché rientrano esattamente nello spirito della nostra cara Maria. E dunque Maria Montessori ci dice che la scuola dovrebbe diventare un luogo dove il bambino può vivere nella sua libertà. Pensate un po'. Incominciare a coltivare il senso della vera libertà nell'infanzia. Quanto è importante questo concetto? Quanto è vero che ci sono tantissimi adolescenti e post-adolescenti che non sanno vivere bene la loro libertà? Quanto è vera questa cosa qua? E dunque, che cosa vuol dire vivere nella libertà? La libertà deve essere la possibilità di trovare le migliori condizioni per svilupparsi, per esprimersi, per dare il meglio di sé. Per cui, per la Montessori, se l'ambiente non crea questa condizione dove il bambino fa uso della sua facoltà di essere persona libera in modo positivo, in modo costruttivo, in modo generativo, in modo creativo, correrà il rischio di imparare a usare male la sua libertà, cosa che poi ovviamente si rifletterà durante la vita adolescenziale. E questo, se ci pensate, è il problema dell'educazione, perché l'educazione, se ci pensate, è il problema della libertà, cioè di come noi praticamente viviamo la nostra realtà. Per cui, per la Montessori, il concetto di libertà non è fine a se stesso, cioè non è la libertà come istinto, come atto di espressione fine a se stessa, senza una finalità, senza un'intenzionalità. Ma lei dice che bisogna che questa libertà di muoversi, che va data ai bambini, non sia semplicemente somatica e motrice, cioè che non sia semplicemente legata al bisogno fisiologico di muoversi, ma dovrebbe essere orientata questa libertà di movimento verso delle attività che sono individuali ma anche sociali, in modo tale che il bambino sperimenti in maniera, come dire, profonda quanto è bello usare la libertà di muoversi, di correre, di saltare, ma per realizzare qualcosa che lo faccia sentire ancora più completo. E lei dice una cosa molto interessante, che i bambini hanno bisogno di obiettivi, che poi è il problema di noi adulti, che spesso e volentieri a un certo punto viviamo una vita senza obiettivi, cioè viviamo una vita senza mete, cioè non sappiamo più in che direzione muoverci. E allora è come se noi praticamente avessimo una, come dire, derealizzazione, è come se noi non sapessimo più in che direzione muoverci. Questo è molto frequente negli esseri umani, tanto frequente. E allora, da questo punto di vista,
È molto interessante come lei dica che il processo di crescita umana parte sostanzialmente da questo periodo, che è il periodo dell'infanzia, in cui si è particolarmente ricettivi, in cui la nostra mente è particolarmente assorbente, una mente che fissa, tra virgolette, tutto quello che il bambino riceve in maniera profonda e che dovrebbe portare questa vita infantile a quella che poi sarà o dovrebbe essere, diciamo così, lo scopo di tutta una vita, cioè la creatività. Infatti per Maria Montessori è importantissima la fase creativa, perché attraverso la fase creativa che l'essere umano diventa veramente umano e completa veramente il suo sviluppo. E questo è un po' il segreto, no? Fondamentale della vita. Ecco che allora ci sono delle tappe fondamentali. E queste tappe, che poi, se ci pensate bene, sono quelle che si realizzano nel corso di ogni vita, sono quattro. Maria Montessori individua quattro tappe fondamentali. Innanzitutto individua il piano dell'individualità. Il piano dell'individualità per Maria Montessori è aiutami a fare da me. Ed è una fase dove bisognerebbe il più possibile far sì che i bambini e le bambine siano autonomi, in grado di svolgere il più possibile da soli. Il questo aiutami a fare da me, notate bene, non fai tu per me, ma tu mamma, tu papà, tu maestra, tu educatore, aiutami a fare da me. Guardate che bello questo concetto. Ne parlavo proprio in settimana con una mamma che mi raccontava questo, che ha una bambina di 5 anni e questa bambina stava facendo un puzzle ma non ci riusciva. Allora andava continuamente dalla mamma a dire: mamma, mi aiuti a fare il puzzle. E praticamente questa bambina ha detto a questa madre: sarà venuta da me 120 volte a chiedermi di fare questo puzzle, ma io per 120 volte le ho detto no, lo fai da sola. Finché la 121esima volta la bambina è venuta con un sorriso smagliante a dire: mamma, lo sai che l'ho fatto da sola? Ecco, questa mamma, a cui va dato veramente un grandissimo premio, perché veramente ha fatto la mamma, ha aiutato la figlia a far da sé. E la soddisfazione che i bambini e le bambine provano quando fanno da sé è decisamente superiore, non c'è neanche e non è neanche paragonabile a quando riescono a fare qualcosa perché c'è l'intervento della mamma o c'è l'intervento del papà o c'è l'intervento della nonna o c'è, insomma, l'intervento di qualcuno. Questo ve lo voglio dire perché è importante capire quanto questo possa incidere nella vita di una persona. Per cui spesso e volentieri noi ancora oggi non ci rendiamo conto che dovremmo aiutarci a far da sé. Cioè, adesso che siamo ormai persone adulte, che siamo all'ascolto di volersi bene, noi dovremmo adesso aiutarci a far da noi, cioè dovremmo aiutarci a darci degli stimoli per crescere in qualche modo da soli, per darci la possibilità di essere delle persone mature, delle persone che si danno degli stimoli. E io mi chiedo, ma perché non dovremmo riuscirci? Che cosa ce lo può impedire? Ormai siamo persone adulte. Ecco, aiutarci a far da noi vuol dire automotivarsi, cioè vuol dire darsi quella motivazione per dire: adesso basta, adesso mi do da fare. Ne parlavamo anche, tra virgolette, martedì nella bella conferenza, della videoconferenza organizzata dal Comune di Arcole, che abbiamo trasmesso in diretta dal canale YouTube del Centro Studi Evolution, che aveva come tema l'intelligenza delle emozioni. È uno appunto dei punti di Goleman, dei 5 punti
attraverso cui si costruisce l'intelligenza emotiva è proprio quella di automotivarsi. Un altro piano importante è invece aiutami a pensare da me. Guardate quanto la Montessori aveva intuito che oltre al piano dell'agire, al piano del far crescere questo senso di intraprendenza personale, di mettersi alla prova, bisogna anche aiutare i bambini e le persone ad avere una personalità che chiaramente ha le radici nel piano precedente, perché è chiaro che se io non do a un essere umano la possibilità di muoversi autonomamente nel suo agire, nel suo prendere decisioni, figuriamoci come potrà crescere dal punto di vista cognitivo. Ma aiutami a pensare da me perché è importante? Perché vuol dire che una persona sviluppa l'attività cognitiva, per cui sviluppa una capacità di riflessione, una capacità di pensare. E questo è decisivo nello sviluppo di un essere umano. Io mi rendo conto, visto che ci sto con gli adolescenti da una vita, che mi trovo con degli adolescenti che non sanno pensare da sé, cioè pensano con la mente del gruppo, pensano con la mente degli amici, pensano con la mente della televisione, pensano con la mente degli youtuber, dei rapper, dei trapper. Cioè vi è un'incapacità di usare il proprio pensiero, cioè la propria capacità intellettiva, che vuol dire riflettere, vuol dire meditare, vuol dire ragionare, vuol dire tante cose. Ecco, noi dobbiamo anche aiutare, no? È bello quando i bambini o i ragazzi dicono no, io la penso così. Beh, è bello perché vuol dire che hanno raggiunto una loro precisa autonomia di pensiero, che sono in grado di attivare dentro di sé le categorie cognitive. E questo guardate che è fondamentale nello sviluppo di un essere umano. Ma c'è un altro importante passaggio nella vita degli esseri umani. Sto parlando sempre di Maria Montessori, che si può tradurre in questa frase: aiutami a fare con te. Questo è il piano dello sviluppo sociale. Il piano dello sviluppo sociale, in cui sono necessarie pratiche, esperienze sociali perché un bambino, un ragazzo, possa sviluppare il senso della responsabilità sociale. Questo è importantissimo perché la socializzazione è una delle cinque parole chiave per comprendere se una persona avrà o non avrà un adeguato sviluppo psicologico maturo. Tutte le ricerche scientifiche ci dicono che dove non c'è una buona socializzazione secondaria, non c'è un sano sviluppo psichico. E conseguentemente, aiutami a fare con te vuol dire che questi bambini e questi ragazzi scoprono il valore dello stare insieme. Per cui ci spostiamo, notate bene, dall'asse del sé che cresce all'asse del tu. Cioè incominciamo a comprendere quanto è importante avere questa realtà. Senza una vera responsabilità sociale non ci sarà mai una vera maturazione. Più io ho notato, un essere umano si chiude nel proprio bunker, nella propria visione solipsistica dell'esistenza, più ci abituiamo a rimanere da soli, non perché quella solitudine mi fa crescere, maturare, studiare, eccetera, eccetera, ma perché mi isola, per cui solitudine come isolamento, più noi avremo poi
delle persone in difficoltà. Ma infine, aiutami a fare per te. Sentite la sottigliezza. Prima aiutami a fare con te, cioè lavoriamo insieme. Ma poi qual è per Maria Montessori la finalità ultima dell'educazione? Aiutami a fare per te, in cui cioè ci si mette al servizio degli altri, ci si mette al servizio della società. Ci si mette letteralmente in questa dimensione. Voi comprendete allora come questi passaggi sono dei passaggi chiave, perché sono proprio dei passaggi che cambiano, proprio modificano letteralmente, io dico, la percezione della realtà. Per cui sono dei passaggi che ci mettono nelle condizioni di capire in che modo noi dovremmo approcciarci rispetto alla realtà della vita. Ci sono troppi ragazzi che non hanno mai, diciamo, sperimentato questa dimensione. Ci sono tanti esseri umani che non sperimentano la dimensione del fare per gli altri, che non sanno che cosa vuol dire donarsi agli altri, occuparsi degli altri, sostenere gli altri, amare gli altri. Guardate che questa è una grande povertà, eh? Questa è una forma di povertà affettiva che è molto presente nella nostra società. Il modello narcisistico, il modello dell'essere autocentrati, il modello dell'essere persone che hanno un atteggiamento individualista, perché un conto è l'individualità, un conto è l'individualismo. Bisogna aiutare le persone a sviluppare la loro individualità, ma a non vivere nella logica dell'individualismo. Sono due concetti fondamentali questi. Per cui la capacità di fare per gli altri è ciò che dà più il senso della realizzazione a un essere umano. Perché quando noi scopriamo questa dimensione ed entriamo a far parte di una vita sociale, cioè di una vita comunitaria, e ci rendiamo conto che noi stiamo bene quando contribuiamo al bene, cioè che il modo migliore per stare bene è fare del bene. E non è un gioco di parole, è la realtà. Per cui se noi scopriamo questo, troviamo davvero dentro di noi un senso di realizzazione profondo. Troviamo veramente, come dire, una chiusura totale, per cui notate bene. Ripetiamo i quattro punti in sintesi. Aiutami a fare da me l'individualità nascente. Aiutami a pensare da me la mia personalità cosciente che si crea. Aiutami a fare con te il senso del lavorare insieme. Aiutami a fare per te il senso del donarsi al prossimo. Non è fantastica secondo voi questa visione della Montessori? Allora che cosa significa? Che quando noi ci blocchiamo in una, diciamo, di queste aree, è chiaro che la nostra sarà una vita squilibrata, una vita in qualche modo sofferente, perché non riusciremo a completare pienamente questa nostra maturazione umana che, come notate, ha in realtà, in questo caso, ben quattro direzioni diverse. Direzioni diverse, ma strade diverse, ma tutte volte allo stesso obiettivo, però, che è appunto la piena realizzazione. Maria Montessori diceva appunto che la cosa più importante dell'educazione è che un bambino, una bambina, possa sentirsi pienamente realizzato, cioè che possa sentire di avere dentro di sé tutta la possibilità di una buona vita, di una vita fertile, di una vita generativa. Era un po' il principio di Erik Erikson fondamentalmente, cioè il fatto di vivere la nostra vita con questa generatività, che non è altro che un atto di creatività costante, di continua creatività.
E questo, da questo punto di vista, ci insegna davvero tantissimo, cioè ci dà davvero la possibilità di capire tante cose di questa donna che, ripeto, è più famosa all'estero che non in Italia, perché poi le scuole della Montessori hanno davvero formato tanto e hanno dato tantissimo, e tra virgolette sono uscite delle persone famose in tutto il mondo da questa scuola, che poi hanno dato praticamente un grande contributo. Detto ciò, cari amiche e cari amici di questa piccola radio dal cuore grande, io direi che con questa visione che abbiamo oggi di Maria Montessori possiamo anche conoscere un po' meglio la nostra storia, perché a questo punto io mi domando quanto sono stato aiutato ad essere una persona intraprendente, a pensare con la mia testa, a lavorare con gli altri, a lavorare per gli altri. E qui io, facendomi queste quattro domande, ho già trovato molte risposte del perché, ad esempio, a 20 anni avevo determinate caratteristiche, a 30 avevo determinate caratteristiche e a 35, perché li ho compiuti 36 quest'anno, non è vero, sono 37, no, sto scherzando, sono molti di più. E voglio dire, è perché poi nella vita accadono certe cose, non è casuale, insomma, non è per niente casuale. C'è sempre, diciamo, un perché a quello che siamo, a quello che viviamo. Saperlo ci aiuta a vivere meglio. Diciamo semplicemente questo. Radio Evolution, per viaggiare insieme alla scoperta di nuovi orizzonti conoscitivi. Credo che torneremo a parlare di Maria, perché tante sono ancora le sue intuizioni e tante sono le sue meravigliose scoperte del bambino, come appunto prendo il titolo dal suo libro La scoperta del bambino, che ci hanno davvero aiutato a comprendere tanto, tanto dell'essere umano. Bene, siamo arrivati alla fine di questa puntata, siamo arrivati alla fine di un altro viaggio, di questo della numero esattamente 327 di questa domenica 15 di novembre, e speriamo davvero, tra virgolette, di uscire fuori da questo incredibile flagello del Covid-19, di questo bandito che, come vedete, continua a girare. La buona notizia è di questo vaccino che da gennaio arriverà in Italia. Se tutto questo si realizzerà, significa che arriveremo nel 2021, probabilmente verso metà 2021 circa, se non prima, a poter ritornare ad abbracciarci e ritornare un po' un attimino alla nostra vita umana, dove la nostra libertà, a proposito di Maria Montessori, può essere veramente agita nella sua pienezza e nel suo potenziale. Io vi ringrazio di cuore di essere stati qui in questa puntata, la numero 327, per cui ricordo che siamo alla 327esima puntata. Vi ricordo che la potete riascoltare domani lunedì alle 9 o alle 22, e che potete anche poi andarvela a sentire sul canale, sulla pagina di Radio Evolution, dove troverete proprio la trasmissione vera e propria. Ringrazio Sara per la sua preziosissima collaborazione, ovviamente in regia, senza la quale non potremmo avere Radio Evolution, e naturalmente ringrazio tutte voi e tutti voi che avete dedicato il vostro prezioso tempo ad ascoltare questa trasmissione, e mi auguro a sentirvi più nutriti dentro dopo quello che abbiamo ascoltato. Naturalmente, a Dio piacendo, il viaggio continua, ci troveremo domenica prossima, domenica 22 novembre, per un'altra puntata, per un altro viaggio di Volersi Bene. Grazie di cuore e naturalmente buona settimana e buon proseguimento con i programmi di Radio Evolution, ma soprattutto con il viaggio della vostra vita. Grazie di cuore.
Radio Evolution, per viaggiare insieme alla scoperta di nuovi orizzonti conoscitivi. Radio Evolution, perché dove c'è un problema, c'è sempre una soluzione.